Riprende quota il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Zannettelli di Feltre. Per la sistemazione del complesso militare, l'amministrazione comunale aveva avuto accesso negli anni scorsi ad un finanziamento nell'ambito del bando di rigenerazione urbana, poi confluito all'interno del PNRR. Parliamo di 5 milioni di euro, ai quali si aggiungono 700 mila euro a carico del comune. In attesa di definire l'acquisizione dell'intera area, condizione imprescindibile per ottenere l'accesso ai fondi del PNRR, l'amministrazione guidata da Viviana Fusaro ha ottenuto dal Demanio, attuale proprietario, la concessione in uso per 2 anni. In questo modo si è potuto portare avanti l'iter per la progettazione, affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da Engineering Consulting di Brescia. Prima di iniziare i lavori e consegnare il cantiere, perché questa è una regola generale del PNRR, bisogna avere la proprietà, per cui entro l'anno, speriamo si concluda il tavolo di valorizzazione, acquisiamo la proprietà della parte vincolata. Un percorso che la Giunta conta di concludere entro l'anno, poi finalmente si potrà partire con la gara di appalto per mettere mano concretamente alla struttura. Pur sembrando una cifra molto importante, bisogna tener conto che il complesso della caserma è molto grande. L'intervento che viene fatto è focalizzato sulle 2 grandi palazzine destinate a camerata, dove viene previsto un intervento di consolidamento e messa in sicurezza sostanzialmente, perché i 2 corpi di fabbrica hanno subito danni anche oltre per il tempo anche a seguito degli eventi di Vaia. E l'intervento invece più consistente, che porterà alla possibilità di utilizzare l'edificio, è sulla palazzina comando, quella che rivolge poi verso lo spazio pubblico, verso la via pubblica, dove sono previsti gli interventi di adeguamento impiantistico di tutti i tipi, abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta recuperata l'area, bisognerà poi riempirla. Tra le idee in cantiere, lo spostamento del comando dei vigili urbani, una scelta che va anche nella direzione di una maggiore tutela degli spazi. In tutti questi anni ci siamo accorti anche che c'è un problema di custodia della caserma, cioè di una presenza fisica che garantisca in qualche modo la tutela del bene, essendo un complesso molto vasto e molto articolato. Per questo pensiamo di usare piano terra, forse una parte del primo piano, per trasferire il comando dei vigili, che adesso è nella zona vicino l'ex pretura praticamente e che condivide la sede con l'azienda Feltrina.